Bruno Editore presenta Vendere i mobili, tecniche per gestire i clienti e concludere velocemente le vendite, di Salvatore Gaia. Introduzione. Il mercato immobiliare negli ultimi due anni ha risentito degli effetti della crisi che sta interessando il nostro paese. Tuttavia, nonostante il periodo negativo, ci sono alcune agenzie che hanno aumentato il numero di compravendite e il proprio fatturato. Come fanno questi operatori ad incrementare i propri guadagni in un periodo storicamente così negativo? Lo scopo di questo corso è proprio quello di analizzare e spiegare in maniera semplice gli strumenti che tali agenti utilizzano al fine di renderli comprensibili ed utilizzabili da chiunque. In 5 capitoli andremo a toccare con mano i punti fondamentali per incrementare i nostri guadagni indipendentemente dal periodo di crisi, analizzando come ottenere incarichi ad un prezzo vantaggioso, come promuovere efficacemente le case in vendita, come gestire i clienti e il prezzo e il corretto modo di valutare una proposta d'acquisto. Vedremo in conclusione come affrontare le obiezioni del nostro interlocutore in tutte e tre le fasi della vendita: l'acquisizione dell'immobile, i dubbi dell'acquirente in fase di proposta e quelli al momento della trattativa finale, quando si presenta l'offerta al venditore. Per i neofiti del settore, inoltre, è possibile approfondire anche altri elementi dell'attività di agente immobiliare con il mio corso Il Mediatore Immobiliare, già pubblicato da Bruno Editore.